almeno un paio di minuti, giusto il tempo di mettere, diciamo, Twitter sullo schermo. E diciamo che di Antonio cosa possiamo dire? Beh, la maggior No, parte non delle diciamo persone. niente, lascia, continuiamo così No, non dopo. è, la maggior parte delle persone qui, che sono qui lo conoscono. È Facciamo, proprio. scusa, facciamo quanti mi conoscono, alzi la mano per piacere. Ok? Grazie, grazie, grazie. Allora, e già qui abbiamo Comunque, Antonio, smentito. secondo me c'è della timidezza invece. Comunque, Antonio praticamente è stato forse il primo, diciamo, a trovare una via di internet alla politica. Anche se, tra virgolette, per sua sfortuna, lui, diciamo, venendo da una parte politica molto televisiva, non ha avuto, secondo me, neanche, tra virgolette, la visibilità che meritava, ma in realtà noi sappiamo che Forza Italia è stato il primo partito ad avere un sito internet, insomma, è stato il primo in tutta una serie di cose. E nello stesso tempo, diciamo, è una persona che è riuscito a. Mi sto No, già è vera. commuovendo adesso, Questi però sono purtroppo vai. già sono dati di fatto. Comunque, ed è stata una persona che è riuscito comunque a gestire quello che è stata, diciamo, la comunicazione politica di Forza Italia, ma anche la sua comunicazione politica, in maniera efficace e garbata allo stesso tempo. Ci sono stati alcuni casi, poi chiaramente ognuno, io diciamo, non entro nel merito della valutazione dell'idea politica, ma il network Forza Silvio è stato un caso di successo assolutamente straordinario dal punto di vista oggettivo, poi che uno può ritenere che fosse una cosa positiva o negativa, quella chiaramente è un'altra valutazione e aspetta il singolo, e ha coinvolto milioni di persone che la televisione in un certo modo non riusciva a coinvolgere, non riusciva a coinvolgere completamente, soprattutto quello che era il pubblico dei giovani. E Antonio ha deciso oggi di fare il suo intervento fondamentalmente con dei tweet. Sì, E ora. se no l'hai detto, io l'ho detto alla platea, li No, scriviamo no, tutti insieme. non c'è bisogno che li detti alla platea, anche Perché io non perché. posso portare le slide per un semplice motivo, che altrimenti il mio capogruppo mi espelle dal gruppo, Quali perché sono? le slide, come sapete, sono pertinenza esclusiva del Presidente del Consiglio e quindi un parlamentare Lo metto pure qui. dell'opposizione non può presentarsi con le slide. Allora io rimedio normalmente presentandomi con i tweet che ho predisposto, ecco qua. Allora adesso così posso, vado. Allora, innanzitutto grazie per avermi voluto qui anche in questa circostanza. Volevo appunto chiedere quanti mi conoscevano, perché lei non sa chi sono io, è una cosa che funziona sempre in questo palazzo, quindi in questo caso mi fa piacere sapere che molti non sanno chi sono. Posso chiedere quanti mi seguono sul mio account Twitter, che è questo qua, Antonio Palmieri? Ok, grazie. Praticamente quasi tutti quelli che mi seguono, che mi conoscono, mi seguono. Allora, per tutti gli altri e le altre, questa sera quando tornerete alle vostre case, date una carezza e immediatamente dopo chioccio Antonio Palmieri, perché così, ma lo dico non solo per amore della battuta, ma anche per continuare il dialogo che adesso imbastiamo insieme. Perché in attesa di aspettare, a Dio piacendo, Social.com 17, non è che possiamo finirla così qui oggi. E allora io ho cercato di rispondere alla domanda che mi è stata fatta, appunto proponendovi sei tweet. Sei tweet, diciamo che le teorie della comunicazione dicono che una slide dovrebbe equivalere a un minuto di commento, quindi sei tweet. Facciamo 10 minuti l'uno, perché bisogna sempre compensare la brevità della comunicazione con l'ampiezza dell'esposizione. E il primo, io ho sentito ovviamente quello che ha detto Gennaro, e su alcune cose sono d'accordo, su altre un po' meno, ma non farò un dibattito peraltro in assenza, ma mi limiterò a dirvi appunto quello che volevo dirvi. Allora io vado intanto col primo, che è questo, cioè che per la mia esperienza io ho fatto tutte le nostre campagne elettorali, nel senso completo del termine, non solo quelle online dal 93, e ne ho, adesso per vedere se arriva, vediamo se arriva, perché se non arriva l'ho detto, vediamo un po'. No, bisogna. Aspetta. Vado.
ce la faremo, sì, guardate sì, che no, bisogna solo revisitare, è solo questione di partire. Ecco qua. Allora, la realtà viene sempre prima della comunicazione. Io su questo non ho alcun dubbio, potrei parlare per qualche ora su questo punto portando esempi che riguardano quello che è successo nelle campagne elettorali del nostro paese, proprio non c'è alcun dubbio. E la realtà è fatta di tante cose, è fatta del contesto economico e sociale che vive in quel momento un paese, è fatto delle leggi elettorali con le quali ci si confronta, è fatto delle coalizioni che sono in campo, è fatta dalla realtà, la realtà è fatta dalla realtà. Pensare che la comunicazione, come ancora molti ritengono, sia una sorta di toccasana che cambia e azzera tutto, secondo me è profondamente sbagliato. Di conseguenza, questo vuol dire che se la realtà, scusate che adesso recupero, viene prima della comunicazione, è anche vero che la comunicazione, come sto per lanciare nel tweet, è un abito su misura, è totalmente un abito su misura. Io so se si è notato che la mia testata casualmente riguarda le elezioni che stanno per avvenire nella mia città, con richiamo al nostro candidato Stefano Parisi. Io ho avuto, tra le cose che ho fatto, ho avuto la buona sorte di fare la campagna elettorale del primo Albertini a Milano. Allora, quindi faccio un esempio datato 1997, che era un po' così, non siamo fuori. Allora c'erano dei consulenti che, come primo gesto comunicativo, prima che diciamo arrivassimo io ed altri, fecero fare ad Albertini un attacco alla moglie del sindaco Formentini, che era il sindaco uscente, un attacco personale alla signora Formentini. Una cosa che probabilmente forse si poteva usare, specie a quei tempi, ma in realtà non si può mai usare, forse in qualche pezzo degli Stati Uniti, come si è visto anche durante adesso la campagna presidenziale per le primarie, però sicuramente sbagliato, sbagliato per il nostro paese, sbagliato per il tipo umano che era e che è Gabriele Albertini. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto in quel caso è stato costruire una comunicazione su misura dell'uomo. Vale nelle campagne elettorali tout court, vale ovviamente a maggior ragione online. Gennaro prima ha detto che lui non risponde agli insulti, al limite banna qualcuno, e ha detto: io sono fatto così, cioè non è una strategia. Allora, questo io credo che sia un altro punto fondamentale, che uno deve essere come effettivamente è, specialmente qui. E mi astengo da fare facili esempi che riguarderebbero la mia parte politica, però il punto è ineludibile, questo punto è realmente ineludibile. Se tu sei come sei, funziona, regge nel tempo perché internet è un luogo di relazione, è un luogo di rapporti, è un luogo di dialogo, e ogni rapporto, relazione e dialogo regge nel tempo solo se le due parti sono vere. Vado avanti col terzo, quindi siamo praticamente a metà del mio intervento. E questo è un punto che sul quale anche qui, anche prima dell'intervento di Gennaro, c'è stato un passaggio su questo. Io credo che sia da mettere da parte definitivamente la distinzione tra reale e virtuale, attribuendo a internet il fatto che internet è virtuale. Internet è un ambito della nostra realtà, della nostra vita, non da oggi, ma da molti anni. Facciamo la spesa, ci innamoriamo, lavoriamo, studiamo, litighiamo, dialoghiamo online, vediamo le partite. È un ambito della nostra vita. E purtroppo però in parte della politica italiana, ma anche della classe dirigente italiana, mettendo dentro questo sia i media, chi occupa i media, e sia l'industria, c'è ancora la percezione, la convinzione che siano due ambiti distinti. Non sono due ambiti distinti, non lo sono, forse all'inizio poteva essere così, ma adesso sicuramente non lo sono più. Sono talmente compenetrati che veramente eccoli, non so perché è venuto piccolino, però lo faremo crescere. Sì, sì. Questo punto è un punto culturale sul quale io insisto e su quale vi invito tutti a riflettere, se volete, se lo convenite, a farvi ambasciatori di questo punto, cioè perché altrimenti non capiamo più come comportarci rispetto a questo mondo. Andiamo al quarto tweet.
e entriamo un po' più nel fatto della comunicazione politica. Io sono convinto che per la comunicazione politica, tutto sommato, internet è solo un modo di fare diversamente le cose che si sono sempre fatte, con la differenza che c'è un basso costo economico e si paga per altro verso un alto prezzo, e poi vi dirò quale, ma sostanzialmente noi facciamo online, nella comunicazione politica, nell'attività politica in generale, le stesse cose della vita, non solo perché non c'è la distinzione tra reale e virtuale, tra digitale e reale, ma anche perché questo consente di fare la rete, cioè consente di fare queste cinque cose che adesso vi mostro nel prossimo tweet, sul quale mi fermerò per un istante. Sono cinque cose che si fanno appunto normalmente nella politica, cioè si fa un'attività di ascolto, si fa un'attività di informazione diretta, si fa un'attività di mobilitazione dei propri sostenitori, si fa un'attività di interazione con loro, si fa un'attività di convergenza con quello che sono gli altri media. Se ci pensate, sono le cose che si sono sempre fatte. In fondo, quello che avveniva un tempo nelle sezioni, la cui rete poteva essere paragonata in qualche modo anche alla rete di oggi, era questo ed è questo, cioè il fatto che normalmente, oggi come allora, si compiono queste cinque tipi di azioni. L'unica un po' nuova realmente è la convergenza, che riguarda primariamente i leader e chi va spesso nei media, per la quale, qui faccio un esempio relativo alla nostra campagna elettorale delle elezioni politiche del 2013, quando il presidente Berlusconi fu intervistato a Sky dall'Amico e in quell'occasione lui esibì per la prima volta il patto del candidato, che era un patto in 6 punti che tutti noi ci siamo obbligati a rispettare con la firma prima dell'accettazione della candidatura. Sorrido perché il primo punto era di non cambiare partito durante la legislatura. E in quella sede Berlusconi lo esibì e noi contestualmente lo pubblicammo nella pagina Facebook sua, in quella dell'allora PDL, nell'account Twitter del PDL, nel sito del PDL, lo mandammo in forzasilvio.it, lo mandammo per email a tutti i registrati di forzasilvio.it, mettemmo in moto, cioè un arricchimento con questa convergenza dell'informazione che era stata data per pochi secondi da Berlusconi in televisione, tentando anche di favorire quello che è uno degli aspetti rilevanti della comunicazione online, cioè la viralità. Queste sono le cose secondo me salienti che ci possiamo sulle quali possiamo fissare un contenuto di comunicazione politica. Vi dico l'ultimissima che rispondeva, poi in realtà ne ho ancora un'altra, l'ultimissima che rispondeva alla domanda alla quale io pensavo di dover rispondere oggi pomeriggio. Aspetta, adesso arriverà. Abbiamo rimesso il social board per fregarmi. No, perché tu hai detto che erano 5, noi ti prendiamo. Lo so, insomma, ormai prendere in parola un interista che viene da una stagione un po' faticosa. Eccolo qua, vedete la sintesi, cioè i social sono come le quattro operazioni. Io, riflettendo appunto in vista di questo convegno, ho pensato che questo tweet potesse riassumere l'essenza in qualche modo di parte almeno della giornata di oggi, cioè a dire il fatto che moltiplicano l'informazione, perché moltiplicano coloro i quali possono aggiungere l'informazione, dividono in fazioni, perché basta appunto vedere in fazioni non soltanto politiche, ci sono le fazioni che riguardano le squadre, che riguardano le star, che riguardano i temi, insomma, sottraggono tempo perché sono un fantastico divoratore di tempo. Prima ho detto nel tweet, no, che si fanno le stesse cose a basso costo ma ad alto prezzo. L'alto prezzo che si paga è essenzialmente l'unica risorsa che non è rigenerabile, che è il tempo. E aggiungono opportunità. Io devo dire, tramite io personalmente uso come social prediletto Twitter. Tramite Twitter ho potuto conoscere persone che ogni tanto, come chi è in questa sala, si materializza. Usciamo da Twitter ogni tanto, ci troviamo anche fisicamente, come oggi, e ho potuto appunto conoscere persone, apprezzarle, imparare da loro, e quindi è un di più di possibilità.
Certamente tutto questo comporta più libertà e più responsabilità. Ricorderete, l'età media della sala, grosso modo, è attorno ai 22 anni, e quindi a fatica ricorderete il film C'è posto per te con Meg Ryan e Tom Hanks. Quel film, a proposito di hate speech, a rovescio. In quel film Tom Hanks nella realtà è il cattivo, ma davanti a una tastiera diventa una persona, diciamo così, così buona da fare innamorare Meg Ryan, che era nella realtà è quella che si oppone al cattivo, che vuole sottrargli la libreria. Questo è un fantastico esempio di come appunto questo luogo, la rete in generale, i social in particolare, che aggiungono, sottraggono, moltiplicano e dividono, danno un di più di libertà e quindi di conseguenza di responsabilità, perché l'altra faccia della libertà è sempre la responsabilità. Perché non c'è, a mio avviso, un altro modo di concepire la libertà. Non è evidentemente fare quello che si vuole, è essere chi sei in un modo responsabile. Allora, su questo tweet io mi fermerei, avendone appunto aggiunto uno in più. Ne avrei altri due che manderò dopo, perché riguardano in realtà i panel successivi. Mi limito a leggerli per semplificare il lavoro a Luca e fargli recuperare tempo, e riguardavano appunto come vedi il futuro della comunicazione. Allora, io ho pensato che in realtà il futuro della comunicazione non esiste, perché la comunicazione ha sempre un passato e normalmente è solamente sempre presente. Cioè la comunicazione è adesso, un po' come direbbe Baglioni, la vita è adesso, ma anche la comunicazione è adesso. E l'altro tweet che volevo aggiungere, che manderò poi, che è il futuro dell'informazione, quindi questo lo dico ai giornalisti presenti, ma loro lo sapranno sicuramente più di me, è di dividersi in nicchie, di costruire comunità, essere semplici ma di qualità, e ovviamente farsi strada tra i falsi e i fake. E questo, su questo poi ascolterò, perché rimarrò qui ancora per un'ora abbondante. Non so se questo è più una minaccia che una promessa, ognuno può vivere come vuole, perché uno dei punti della comunicazione è la ricezione. Uno dei grandi problemi di chi comunica è il fatto che non sa mai come realmente quello che dice, nonostante tutti i buoni sentimenti che ci possa mettere, sarà in realtà compreso dai destinatari della comunicazione. Quindi ognuno di voi lo accoglie come crede, questo annuncio di presenza almeno ancora per un'ora, perché poi devo tornare a Milano per i motivi di cui nella testata del mio continui la pubblicità occulta, insomma. No, non è molto occulta, perché effettivamente è molto, ma c'era anche prima, cioè c'era 4 mesi, dall'8 febbraio, quindi non l'ho voluta togliere per non deludervi, perché voi mi aspettavate che io venissi facendo un minimo di campagna elettorale, e quindi io non è che potevo sottrarmi a questo mandato implicito nell'avermi avuto qui con voi. Per cui io spero di essere in qualche modo stato utile al lavoro comunitario. Realmente, al di là della battuta iniziale sulla carezza serale, chi volesse seguirmi, io ricambierò il follower con grande piacere, proprio perché per continuare ragionamenti e quello è il lavoro che stiamo continuando qui dopo la prima fase dell'anno scorso, essendo che l'anno scorso abbiamo fatto in Senato. Sì. Quest'anno l'hai fatto la Camera, evidentemente l'anno prossimo ci aspetta la Presidenza della Repubblica, il Quirinale, quindi l'appuntamento, non so, io non so se ci sarò, ma insomma, per tutti voi, lo dico, mi faccio portavoce come fossi un 5 Stelle, portavoce di Luca Ferraino, e vi do l'appuntamento già l'anno prossimo al Quirinale, che sarebbe veramente il top. Sarebbe il top, devo dire la verità. Antonio, io diciamo ti ringrazio e ti chiedo solo una cosa. Ora che diciamo l'informazione e subito dopo saliranno sul palco i giornalisti, no? Viene così anche la politica, tutto sommato, anzi addirittura importantissime decisioni politiche che sarebbero state una volta comunicate alle Camere o comunque per via istituzionale, ormai avvengono su Twitter. Tu che sei stato un precursore, come la vivi? No, io credo che la disintermediazione da questo punto di vista possa essere è un elemento di ricchezza, perché sta dentro un percorso che abbiamo avviato noi nel 94, quando abbiamo sdoganato, termine brutto, insomma, perché lo rende l'idea, abbiamo sdoganato in Italia il marketing politico. Io sono convinto che usare gli strumenti della comunicazione applicati alla politica sia un arricchimento per la democrazia, perché
obbliga a un rapporto con gli elettori, obbliga a mettere la faccia sia ai leader che ai loro programmi e quindi ti espone al fatto che poi ti viene chiesto conto. Allora, dentro questa evoluzione, nel 94 non c'era niente di tutto questo, dentro questa evoluzione ci sta che in quell'ambito, le cinque cose, nell'informazione diretta, ci sia anche questo, ci sia la disintermediazione almeno parziale rispetto ai giornalisti per arrivare direttamente sul tuo elettorato, sui tuoi supporter, tenendo conto del fatto che in questo modo tu diventi fonte. Appunto non rimaneggiabile. Tante volte noi abbiamo lavorato tanto tempo, e poi chiudo, per costruire oggetti e progetti di comunicazione che poi evidentemente nella libertà i giornalisti traducono come meglio vogliono e interpretano. Allora qui il grande vantaggio, specie nella comunicazione così stretta come Twitter, è che tu veramente vieni, cioè è difficile sintetizzarti e quindi in qualche modo decontestualizzare e ricontestualizzare diversamente rispetto alle tue attese quello che vuoi dire. L'unico pericolo è che se lo dici male tu, è chiaro che ti esponi tu alle conseguenze di questa errata comunicazione, però ne sei il protagonista, quindi insomma, penso che tutto questo sia sicuramente un fatto positivo, così come positivo è il lavoro che stiamo facendo qui oggi insieme. Grazie mille. Grazie, grazie, buon lavoro a tutti, grazie. Allora, io chiamo sul palco, diciamo, il blocco dei giornalisti. Ciò volevo chiedere.